Un elemento fondamentale per aumentare il fatturato della tua azienda è la visione a lungo termine. Senza è impossibile crescere. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. Io sono Rebecca Guardianelli, mastino del web. E come da titolo, Rebecca ci parla della tua visione per l'impresa che stai gestendo. Esatto, perché hai due scelte, quella di pensare giorno per giorno, quindi vivacchiare, detta come va detta, oppure creare una visione a lungo termine che ti aiuti ad avere sempre la forza necessaria a andare nella direzione giusta con la tua azienda. Quindi la visione a lungo termine è un ingrediente fondamentale per chiunque voglia ottenere grandi risultati con la sua attività. E la visione a lungo termine è essenziale se vuoi un fatturato in crescita, quindi senza una visione a lungo termine non puoi sperare di avere un'azienda che prospera, perché proprio prosperare significa anche evolversi, cambiare nel tempo, e non si può fare se vivi alla giornata. Ma facciamo un passo indietro, cos'è esattamente la visione a lungo termine? È la capacità di vedere la tua azienda come sarà tra 3, 5, 10 anni, quindi la capacità di vedere lontano. Il sarto è un ottimo esempio di un imprenditore che ha una fortissima capacità di visione a lungo termine. A volte ci parla di alcune cose, il modellista, la penna rossa, Dio, lo guardiamo, lui fa, ah, no, ma è una cosa per i prossimi 3 anni. E noi, ah, ok, perfetto, molto bene, perché ha un'ottima capacità di visione a lungo termine. E dovresti averla anche tu se desideri avere una crescita spettacolare. Ma andiamo un pochino più nel dettaglio, vediamo quali sono i 3 grandi vantaggi della visione a lungo termine proprio nel concreto per il futuro della tua attività. Il primissimo vantaggio è che la visione a lungo termine ti aiuta a sviluppare l'autodisciplina. Se non sei capace di vedere una cosa a lungo termine, fondamentalmente tenderai a immaginare il futuro della tua azienda come un sogno lontano, qualcosa che forse un giorno si avvererà. Questo ovviamente significa non essere altamente motivati, quindi significa muoversi a rilento nella maggior parte dei casi, non sapere esattamente se riuscirai a raggiungere determinati obiettivi e quindi non fare le cose come andrebbero fatte. Ma un futuro spettacolare richiede una grande disciplina e di conseguenza ti serve avere una visione a lungo termine per restare costantemente motivato o motivata. Ho cambiato schermo perché devo parlare a tu per tu con chi ci sta seguendo. Ti chiedo scusa, Rebecca. Tu che stai seguendo la puntata e che cioè, tu pensa, Rebecca, che non è un imprenditore, cioè, Rebecca lavora per me, ok? Riesce comunque a sapere queste cose. Io conosco tantissimi imprenditori che questa roba non la capiscono. Ora te lo dico in maniera più terra a terra. Per raggiungere X devi fare Y. La maggior parte degli imprenditori e delle imprenditrici non vuol fare Y, ma perché è normale. Y significa mangiare della merda tutti i giorni. Ora, mangiare un cucchiaino di merda fa schifo. Come facciamo a farlo nonostante ci faccia schifo? Sviluppiamo una visione a lungo termine. Vediamo in maniera chiara dove vogliamo arrivare, vediamo che per arrivare lì serve di fare questa cosa che ci fa schifo e la facciamo nonostante tutto. Capisci? Quindi, perché sviluppare visione a lungo termine? Perché bisogna saperlo fare? Perché altrimenti la forza di fare quello che devi fare non la trovi. Perché altrimenti è impossibile che tu ce la possa fare. Nessuno riesce a fare lo schifo necessario per far crescere la tua impresa senza avere in mente, in maniera molto ben chiara, la ricompensa che arriverà dopo. È proprio una cosa innaturale, il cervello umano non lo sa fare. Ok? Il cervello umano è fatto contro queste cose, il problema è per la gratificazione immediata. L'imprenditore deve costruire qualcosa per cui riceverà una ricompensa dopo, quando sarà costruita. Capisci? Tu pensa, Rebecca lo sa che è un dipendente, e tu perché non lo fai? Fatti un piccolo esame di coscienza e continua a seguire la puntata. Prego. Dopo le delicate parole del sardo, necessarie, per carità, perché ci mancherebbe anche poi. Se ci segui sai che i morsi del mastino, questa rubrica non è fatta per la delicatezza, diciamo. Andiamo al secondo punto, cioè che cosa ti permette di fare la visione a lungo termine? Ti permette di ispirare chi lavora con te. Come ti dicevo prima, a volte il sarto condivide con noi la sua visione a lungo termine per il futuro dell'azienda. Io ti assicuro che è un elemento che è capace di motivare tantissimo la squadra, anche gli altri membri del laboratorio. Perché attraverso la visione a lungo termine puoi permettere di vedere agli altri, alle persone che lavorano con te, quello che vi aspetta. Quindi di dare una forza
al loro lavoro, che è molto di più di quella della semplice gratificazione dello stipendio, che ovviamente è fondamentale, è importantissimo, ma la visione è un plus che veramente permette a chi lavora con te di sapere perché sta facendo determinate cose e quindi lo spinge a lavorare in maniera più efficiente e in maniera migliore. Quindi questo è il secondo grande vantaggio della visione a lungo termine. Il terzo vantaggio della visione a lungo termine è che migliora la precisione del tuo lavoro. E qui c'è da fare un discorso importante, cioè è molto facile lavorare a caso. Passare magari una giornata convinti di aver fatto proprio delle cose importantissime, nella maggior parte dei casi in realtà hai semplicemente perso tempo, perché erano attività delegabili, perché non sono cose che, di cui sei dovuto occuparsi in quel momento. La visione a lungo termine ti aiuta a sapere esattamente quello che devi fare e perché lo stai facendo. Quindi ti aiuta a migliorare la tua efficienza nel lavoro e, come abbiamo visto poco fa, migliora anche la capacità di diventare più precisi nelle persone che lavorano per te, perché sanno esattamente perché stanno facendo una determinata cosa. Quindi è veramente fondamentale avere una visione a lungo termine per aiutare il tuo fatturato a crescere. C'è un problema, non è facile sviluppare la visione a lungo termine perché siamo abituati a pensare alla visione come qualcosa di immaginario, qualcosa che sta nel mondo dei sogni, dei desideri, delle cose che forse un giorno succederanno. Ma in realtà la visione a lungo termine è molto più raggiungibile ed è molto più alla tua portata di quanto stai pensando in questo momento. E quello che puoi fare per raggiungerla il prima possibile è prenotare una consulenza su misura dei siti del web, una chiamata con un esperto o esperta di comunicazione che ti aiuterà a capire in quale direzione portare la tua azienda, qual è il percorso giusto per la crescita della tua attività e stabilire passo passo insieme a te qual è la visione a lungo termine che ti aiuterà a raggiungere il successo che meriti. Tutto quello che devi fare è andare su isartidelweb.it/tutor, ma ti consiglio di farlo il prima possibile perché stiamo quasi arrivando alla fine di dicembre. I posti scarseggiano e noi ti vogliamo bene, ma se prima di te arriva la concorrenza, non solo ci prenderemo le fette di mercato che al momento stai gestendo, ma ti lasceremo solamente le Sempre detto con grande simpatia. Molto Ovviamente. bene, grazie Rebecca per questa pillola sulla visione a lungo termine, elemento che è imprescindibile, non può esistere un'azienda in crescita senza una visione che anticipa quello che succederà, perché nulla di quello che viene costruito esiste senza che qualcuno l'abbia prima immaginato. Noi siamo i Sarti del Web e il nostro lavoro appunto è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi sapere qualcosa in più su di noi? Ci trovi sui sartidelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! A presto!